Ciao a tutti ragazzi, oggi sveglia presto, è l'alba perché finalmente mi portano a quanto pare alla farm che è a circa 100 km da dove mi trovo ora. E giusto per oggi, in teoria dovrei fare comunque le pulizie, quindi più o meno quello che sto facendo qui, però non è detto perché anche quando mi avevano portato alla casa mi hanno detto che facevo le pulizie, ma poi ho fatto tutt'altro. Intanto vi lascio, vi faccio vedere che c'è uno spettacolo con l'alba qui dietro di me, bellissimo, cioè tutto il cielo rosa. Guardate, qui è davvero uno spettacolo svegliarsi presto la mattina. Quindi spero di portarvi qualche ripresa e ci vediamo più tardi. Pomeriggio, sono alla farm, ho già pulito tutta la casa che era abbastanza sporca, ce ne si è voluta praticamente tutta la giornata e adesso sono qui a godermi un pochino di aria pulita e fresca. Come vedete alle mie spalle non c'è praticamente nulla, sono praticamente in mezzo al nulla, più in mezzo al nulla rispetto a prima. Qui ci sono le galline, non so se potrete vederle, e più in fondo ci sono le capre. So, farò qualche ripresa magari. Finalmente tornata alla civiltà dove ho un minimo di connessione con il cellulare. Vi faccio un piccolo riassunto della mia giornata, visto che comunque là non ho registrato particolarmente molto e quindi mi sembra giusto farvi sapere esattamente che cosa ho fatto. Io sono partita da qui da Cannamalla verso le 6:30 con il bus e siamo andati con un camion pieno di capre fino alla loro farm, circa un'ora di tragitto. Non sono 100 km come pensavo, sono un pochino meno, ma siamo lì come distanza. Appunto, loro sono praticamente in mezzo al nulla con la farm. Il paesino è Julo, però loro sono comunque abbastanza distanti dal centro. Appunto, come vi ho anticipato, il cellulare non prende, quindi messaggi e telefonate assolutamente nulla. Io ho cominciato a lavorare praticamente subito la mattina in modo tale da sbrigarmi un pochino. Ho pulito praticamente tutta la casa dove loro ospitano i ragazzi che lavorano in farm, più qualche volta si ferma il farmer. E a volte anche passa la moglie con i figli. Appunto, io ho lavorato praticamente 7 ore, praticamente tutto il giorno. Ho fatto un'oretta di pausa per il pranzo con gli altri ragazzi. Comunque io li conosco perché passano anche da qui dall'ostello a volte. Poi, vabbè, ho lavorato anche il pomeriggio, un paio d'ore. E poi, appunto, avete visto anche il contributo video che ho registrato là, che non ho avuto moltissimo tempo dopo aver finito di lavorare perché comunque dovevo tornare qui all'ostello. Il posto, devo dire, è bellissimo. Si è sì in mezzo al nulla, però alla fine io ci sono abituata, visto che arrivo comunque da un paesino minuscolo e sono anch'io sperduta in mezzo alla campagna. Loro lì appunto sono in una casetta in mezzo al nulla. Hanno le galline,
che vi ho fatto vedere, hanno i cani e anche lì ho passato un buon quarto d'ora a coccolare uno dei cani che era l'unico raggiungibile, gli altri sono tutti dentro a dei recinti. Vi ho fatto anche appunto vedere il deposito delle capre, in modo tale così avete una vaga idea di dove mettono le capre i farmer, i miei boss. Poi attorno c'è tutta la tenuta che è disseminata di capre un po' dappertutto. Loro in genere per andare in giro usano o i pick-up o le moto da cross. Io mi sono, tra virgolette, divertita nel senso che perlomeno ho cambiato un po' aria, ho fatto anche, tra virgolette, qualcosa di nuovo, nel senso, non nel senso del lavoro, ma nel senso del dopo lavoro, quindi mi sono un attimino svagata un pochino, ho fatto un piccolo giretto nelle vicinanze, appunto, ho visto le capre, ho visto le galline, dovrebbero esserci anche le api perché loro producono il proprio miele, però non le ho viste. Io ho detto questo, vi ringrazio per aver guardato il video, spero che vi sia piaciuto questo piccolo contributo, visto che è la prima volta in 2 mesi che vado in farm, effettivamente, che vedo esattamente dov'è questa farm, perché in genere sono sempre qui all'ostello e sapevo dove era il deposito che c'è qui in paese, ma c'ero stata, c'ero passata, ma non a lavorarci effettivamente. Io vi invito a iscrivervi a questo canale. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Se avete qualche domanda, lasciatemela nei commenti qui sotto, sarò ben felice di rispondervi o con un commento o magari con un video dedicato. Io vi saluto e vi ringrazio per aver guardato ancora una volta il video. Ci vediamo al prossimo. Ciao!